apriamo il giornale con l'incertezza del quadro politico che tiene sotto pressione l'Italia, perché lo spread sfonda quota 300, giù anche Piazza Affari che trascina tutte le borse europee. Allora in diretta da Milano gli ultimi aggiornamenti da Paolo Gila. Grande volatilità, molta incertezza e soprattutto nervosismo che contagiano tanto il mercato obbligazionario quanto quello azionario. Lo spread torna sotto quota 300 punti base, ma si mantiene alto il rendimento dei nostri decennali. Spread a 276, rendimento al 3,04%. In calo Piazza Affari con il FTSE MIB che arretra del 2,81%. Ancora vendite pesanti, soprattutto sui titoli del comparto bancario, con UBI, Mediobanca che cedono tra il 4 e il 6%, giù anche Banco BPM, meno 6,89%, Unicredit tra i più scambiati, meno 5,80%. Quadro negativo per tutte le piazze europee che risentono anche del rafforzamento del dollaro. Madrid segue Milano a meno 2,47%, Londra, Francoforte e Parigi cedono poco meno di 1,5%. Citavo il dollaro, l'euro si indebolisce, scende sotto quota 1,16, lo vediamo a 1,15,50. È tutto da Milano, linea Roma. Vediamo allora che cos'è lo spread, cosa determina il suo aumento e quali sono le ripercussioni su imprese e famiglie. Il servizio è di Stefano Pietrantonio. È una vera e propria tempesta quella che si è abbattuta sui nostri titoli di Stato. Lo spread è la differenza tra due tassi di interesse, nel nostro caso quelli italiani e tedeschi, e viene fissato in punti. Il picco è stato raggiunto quando ha toccato i 320 punti e con un tasso di interesse che ha superato il 3%. Significa che l'Italia dovrà pagare il 3% in più di interessi a chi acquista i suoi BTP, con un aggravio per il debito pubblico. Secondo alcuni calcoli, ogni 100 punti in più equivalgono a un maggior onere di interessi pari a 20 miliardi, con conseguenze anche sui prestiti e sui mutui. In una settimana l'aumento dello spread e dei tassi è stato considerevole. Questa situazione si determina perché il differenziale oscilla in base agli acquisti o alle vendite degli operatori che hanno come riferimento i titoli tedeschi considerati più sicuri anche se meno remunerativi. In questo momento molti investitori stanno scegliendo di vendere i titoli italiani. Questo perché percepiscono il nostro paese meno sicuro rispetto alle garanzie che offre la Germania e non rassicura anche l'avvertimento lanciato poco fa dall'agenzia di rating Moody's. La crisi politica italiana si sta inasprendo con un voto probabile in autunno. Senza riforme e calo del debito, avverte, il rating subirà un taglio.